Siamo stati allertati alle 12:37, siamo intervenuti con una squadra composta da sei persone, tre mezzi e arrivati sul posto la situazione era abbastanza critica, consistente, un incendio abbastanza vasto di proporzione di due fronti di fuoco, di circa 800-900 metri ogni fronte di fuoco. Siamo messi subito in opera cercando di visualizzare un pochettino la situazione, cercando di dove poter intervenire e tamponare l'incendio. Purtroppo la situazione era un po' critica, essendo in ore notturne, il territorio, l'orografia del territorio non è chiara. E allora abbiamo potuto fare abbastanza, però non riuscendo a sopprimere l'incendio. Un pochettino perché la visuale da parte di sotto nei centri abitati si vedeva che le fiamme proprio erano in prossimità delle case. Però dopo abbiamo tranquillizzato tutta la gente, intervenuto tutte le persone un po' allarmate. Che non era proprio così, proprio l'incendio era a monte sulla collina. Il problema è che a causa del forte vento, purtroppo il forte vento causa delle volte l'incendio è quasi spento, dei focolai carboni per effetto di spotting passano da un boschetto, una macchia e l'altra e si ricrea l'incendio in meno che te lo aspetti. L'autocombustione però è difficile che possa capitare. No, di notte è difficile, difficile.